il paesaggio italiano, uno dei più suggestivi e vari d'Europa, dove la mano dell'uomo ha lavorato sulla natura, dando vita a scenari unici e riconoscibili. La presenza di tanti habitat diversi a stretto contatto rende l'Italia uno dei paesi con la biodiversità più elevata d'Europa. Una vasta rete di aree protette custodisce i luoghi che hanno meglio conservato il loro patrimonio naturalistico. Il Parco della Maremma in Toscana è uno di questi. Un ambiente severo e a tratti impenetrabile, compreso tra coste di sabbia e roccia, fiumi e canali, colline ricoperte di macchia mediterranea e vaste pinete. È qui che due naturalisti e videooperatori hanno registrato, nell'arco di 3 anni, le immagini che raccontano 4 stagioni dense di storie naturali. Sequenze emozionanti, a volte mai filmate prima, che documentano le drammatiche sfide affrontate in ogni stagione da prede e predatori per raggiungere l'obiettivo che ne regola l'esistenza: sopravvivere per riprodursi. Spinte dallo scirocco, onde rabbiose hanno flagellato per giorni le coste della Maremma. Ma ora i flutti si vanno attenuando. Una spiaggia d'inverno può sembrare un luogo desolato, ma qui il movimento non manca. Un fratino svernante cerca tra la sabbia i piccoli organismi di cui si nutre. Se arriva una volpe, questo uccello sa come reagire. Anziché volar via, si accovaccia immobile e sparisce. Questa mattina la spiaggia ha dei visitatori d'eccezione, un gruppo di daini. Sono qui alla ricerca di vegetazione portata dalle onde, ma l'occasione è ottima per un bagno. Non è facile osservare comportamenti di questo tipo. Anche la volpe sembra sorpresa. Salti, corse e inseguimenti testimoniano il loro ottimo stato di salute. Per un predatore non sono un bersaglio facile. Qualcosa attira l'attenzione dei daini, qualcosa di minaccioso. Un lupo sta percorrendo la spiaggia per ricongiungersi al branco. Anche se la forma fisica non manca, per i daini è meglio levarsi dai piedi. La volpe segue il buon esempio e si affretta verso l'interno. L'allarme però non sembra giustificato. Questo lupo non è in caccia di prede, ma di odori. Le tracce olfattive segnalano, per esempio, se lupi di altri branchi si sono spinti in questo territorio. In questo caso non sembra esserci nulla di allarmante e il predatore riprende il suo cammino lungo la spiaggia. Thank you.
Dopo giorni di scirocco, i venti spirano ora da nord e una gelida tramontana appiattisce il mare. Nel primo mattino, il contrasto tra l'acqua non ancora troppo fredda e l'aria rigida genera un denso vapore che lambisce la costa. Il calore del sole appena sorto dissolve la nebbia in aloni fiammeggianti. La spiaggia deserta, libera da ogni pericolo, invita i daini a tornare. Prendono anche qualche sorso di acqua salata, utile alla loro dieta. Le piogge autunnali hanno favorito la crescita dell'erba, ma alcuni alberi hanno già perduto le foglie. Nella notte, le rare pozze d'acqua che punteggiano l'interno sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio. È un fenomeno inusuale nel Parco della Maremma, dato il suo clima mediterraneo. Una gelata notturna come questa può essere un bel problema per i colombacci. La loro dieta, che in inverno è costituita soprattutto da ghiande, semi e bacche in gran parte secche, impone loro di bere spesso. Anche le ghiandaie sono assetate, ma la bassa temperatura le costringe ad attendere. I loro richiami penetranti attraversano l'aria del mattino. Niente da fare, anche in questo punto è tutto ghiacciato. Forse qui? No. Finalmente un punto senza ghiaccio, che infatti attira una gran folla. Uno sparviere, rapace specializzato nella cattura di altri uccelli, li osserva attento, pronto a cogliere una buona opportunità. Ma i colombacci stanno sempre sul chi vive. Via via che il sole percorre il suo arco, l'ombra degli ulivi si ritira e il gelo cede al tepore. Il ghiaccio si dissolve e il piccolo stagno torna a essere pienamente accessibile. Il solitario pettirosso attende con pazienza un momento di maggiore quiete. Quando l'ultima ghiandaia ha preso il volo, lo sparviere femmina, che non è in caccia, scende alla pozza per concedersi un bagno. Il maschio, più piccolo e rossiccio, sceglie per la toilette l'angolo opposto. La cura del piumaggio è un'abitudine importante per tutti gli uccelli, utile a rimuovere polvere e parassiti. Dopo un bagno così, serve sempre un po' di tempo per asciugarsi.
il pettirosso ha atteso di avere la pozza tutta per sé. Ora può mettere in atto una sua tecnica particolare. La cattura in acqua e al volo delle larve di tafano, mai osservata prima in questa specie. Nel frattempo, la femmina di Sparviere ha ormai asciugato il piumaggio. Le ghiandaie adesso stuzzicano il suo appetito. La caccia ha inizio. Anche se il cacciatore è un campione nelle manovre in spazi stretti, la ghiandaia riesce a metterlo in difficoltà. Lo sparviere dovrà cercare altrove il suo pranzo. Imponenti falesie calcaree fanno da cerniera tra i monti dell'Uccellina e la piana creata dal fiume Ombrone. Milioni di anni fa, questi rilievi erano fondali marini. Immense forze geologiche li hanno sollevati, stravolgendone forme e proporzioni. Le precipitazioni e il moto ondoso hanno fatto il resto, dando loro la forma attuale. Molte specie vegetali trovano qui un microclima caldo. Possono così fiorire in pieno inverno, trasformando la nuda roccia in un variopinto giardino. Il tepore invernale delle rupi richiama dalle gelide Alpi il picchio muraiolo. Il suo volo e i suoi colori ricordano quelli di una grande farfalla. Il clima mite mantiene in attività gli invertebrati di cui si nutre. Grazie al lungo becco ricurvo, l'uccello li cerca e li preleva dalle fessure della roccia in cui hanno trovato un inutile riparo. Per quanto scomoda e inaccessibile possa apparire, la roccia delle falesie offre ospitalità a varie specie di piante bene adattate. Ginepri contorti e ultracentenari, gigantesche edere e palme nane, che qui raggiungono il limite settentrionale di distribuzione spontanea, affondano le loro radici in ogni anfratto. Alla base dei dirupi, suoli più umidi e profondi nutrono frassini imponenti e lecci secolari. L'azione degli elementi atmosferici ha scavato nelle rocce carbonatiche innumerevoli fessure e cavità più ampie che sprofondano nelle pareti della falesia. Le grotte della Maremma hanno ospitato abitazioni umane preistoriche. Lo sappiamo perché sono stati ritrovati utensili e segni di sepolture risalenti al Paleolitico. Da queste caverne sono emerse anche ossa di cavalli, orsi, iene e leoni, indizi di un clima ancora più caldo e di un paesaggio quasi tropicale. Ma le grotte sono ancora oggi una preziosa risorsa per la fauna. In alcuni momenti dell'anno, gli ospiti più numerosi sono gli insetti. Con i primi caldi, milioni di moscerini sfarfallano in massa dalle raccolte d'acqua, rifugiandosi sulle pareti fresche delle grotte. Ne approfittano tutti gli insettivori, che trovano rifugio nell'oscurità degli stessi luoghi.
Raggiunta la pianura, il fiume Ombrone scorre placidamente tra i margini delle falesie e le pinete. La vegetazione di sponda lo affianca come un'autostrada verde. È merito dell'acqua e del clima mite se in inverno arrivano qui da nord grandi numeri di visitatori alati. Cominciano le oche selvatiche che volano in formazioni serrate a V per risparmiare energia. Il coro potentissimo di migliaia di esemplari fa tacere ogni altra voce. Più di 5.000 individui si radunano ogni inverno nel parco e nelle aree circostanti. Durante il giorno raggiungono i campi coltivati a grano per nutrirsi dei germogli appena spuntati. Amano stare in gruppo, ma quando si riproducono nelle grandi distese del nord-est dell'Europa, preferiscono fare vita solitaria. La confusione nelle aree di pastura è solo apparente. Da buon animale gregario, l'oca selvatica dispone di un efficace servizio di vigilanza, affidato a sentinelle sempre pronte a cogliere ogni movimento. L'agile falco di palude è troppo piccolo per impensierire questi grandi uccelli. Infatti loro non lo considerano molto e continuano a dedicarsi all'attività principale, mangiare. Con una volpe nei paraggi, invece, la minaccia si fa assai più concreta. La sua presenza non passa inosservata. Le sentinelle mettono in allarme le compagne e la volpe sembra rendersi conto di non avere possibilità. Ma con la volpe le oche sono prudenti. Meglio non correre rischi. Le voci di altri grandi uccelli gareggiano con quella delle oche. Sono le gru cenerine in arrivo dal nord Europa. Hanno scelto la Maremma per trascorrere l'inverno. Clima mite e raccolte d'acqua sono un'attrazione anche per loro. C'è un problema. Il traffico aereo è in crisi. Con così tanti uccelli di grandi dimensioni in fase di atterraggio, i campi della Maremma sembrano un aeroporto senza controllori di volo e solo l'abilità nel volo impedisce disastrose collisioni. Una volta a terra, occhi vigili tengono le gru al riparo da ogni minaccia. Il servizio di sorveglianza è importante anche per loro. Con l'arrivo dei ritardatari, il contingente delle gru raggiunge i numeri massimi. Centinaia di individui vengono a svernare nel parco e il loro numero sembra essere in costante aumento. A terra c'è sempre qualcosa da fare. I giovani cominciano rituali di avvicinamento per formare le nuove coppie. Si confrontano e si esibiscono per impressionare i partner. Gli individui più anziani, invece, rinsaldano i vecchi legami che legano le coppie per anni. Compiono brevi voli, emettono richiami e lanciano in aria piume e ramoscelli, come farebbero in un vero corteggiamento.
Vacche e daini si uniscono alla festa, pascolando placidamente assieme alle gru. La presenza di un lupo di passaggio non sarà un problema per le vacche, ma gli altri commensali la pensano diversamente. Le sentinelle lanciano l'allarme e tutti i selvatici si allontanano rapidamente. Nella distesa di giunchi, punteggiata da scheletri dei pini ormai morti, nidifica l'emblema alato della Maremma costiera, il falco pescatore. Oggi nel parco si riproducono alcune coppie e a dare loro una mano ci sono grandi piattaforme in legno, siti ideali dove nidificare. Già a gennaio, questi maestosi rapaci cominciano la raccolta di rami secchi, necessari a ristrutturare il nido. Prendere quello adeguato è importante, soprattutto all'inizio, per dare la giusta struttura al nido. Niente da fare. Il falco pescatore sarà un fenomeno con i pesci, ma sulla cattura dei rami c'è un certo margine di miglioramento. Finalmente il ramo giusto. Ma c'è un'altra questione da risolvere. Le cornacchie. Non perdono occasione per molestare questi rapaci, che considerano a torto una minaccia. La stagione invernale è periodo di intenso lavoro per i butteri. In questo periodo nascono i vitelli e occorre separare le vacche che hanno già partorito da quelle in procinto di farlo. Nella seconda decade di febbraio si hanno infatti i primi parti, che solitamente si protraggono per tutto il mese di marzo. Diverse vacche sono sul punto di partorire. Ventre disteso e movimenti ridotti sono segnali evidenti. Segnali che non sfuggono alle volpi, che si insimano senza difficoltà oltre le recinzioni. Queste barriere sono utili solo per confinare i bovini. Gli animali selvatici le superano senza difficoltà. A meno che non si tratti di daini maschi. Nei loro palchi restano talvolta impigliati lunghi brandelli di reti e corde, resti di lavorazioni umane che possono rappresentare per loro un pericolo mortale. Durante una fuga precipitosa potrebbero infatti incastrarsi tra i rami degli alberi, lasciando il daino inerme e facile preda dell'inseguitore. Le volpi intanto seguono con attenzione le vacche prossime al parto. Una di loro si stende in attesa. È paziente, come tutti i predatori più abili. Il momento di dare alla luce il vitello è arrivato.
Nei bovini il parto è un evento piuttosto rapido. In pochi minuti il vitellino abbandona il sicuro ventre materno. Prima cura della madre è leccare vigorosamente il nuovo nato. Il movimento e la pressione della lingua aiutano ad attivare la circolazione sanguigna del piccolo. Nel frattempo, le volpi si sono distratte. L'inverno è per questo carnivoro il periodo degli amori. L'interesse per il cibo può passare in secondo piano se compare una femmina o un maschio rivale. Dal nulla possono nascere buffi inseguimenti tra gli animali al pascolo. Il vitello appena nato tenta con caparbia tenacia di sollevarsi. Riuscire a correre poche ore dopo la nascita ha sempre consentito agli ungulati di sfuggire alle zanne dei predatori. Oggi, con il ritorno del lupo, anche nelle vacche questa abilità può fare la differenza tra la vita e la morte. Il colore del vitello, detto frumentino per la somiglianza con quello del frumento maturo, serve a rendere i vitelli meno visibili quando sono soli, coricati a terra. Nel primo giorno di vita, l'assunzione del colostro, che precede la produzione del latte vero e proprio, è fondamentale per trasferire al piccolo il bagaglio immunitario della madre. Servirà a renderlo più resistente alle malattie. Ancora prese dai loro inseguimenti, le volpi d'un tratto si fermano, attirate da un odore intenso. La placenta è un richiamo irresistibile. Ma la prima a cibarsene è proprio la vacca, per recuperare ormoni e sostanze nutritive. Le volpi a questo punto sono pronte ad attendere e prendersi qualche rischio, pur di conquistarne una golosa porzione. La più fortunata riesce a trovare alcuni brandelli rimasti tra i fili d'erba. All'altra non resta che tentare di prendere la vacca alle spalle, sperando di passare inosservata. La placenta è in fondo il cibo ideale, nutre molto e non ha gambe per fuggire. È talmente ambita da innescare furiosi litigi sotto lo sguardo indifferente dei bovini. Le volpi più intraprendenti si avvicinano alle vacche per strappare al nascituro la placenta che ancora lo avvolge. Il rischio per il vitello spinge la madre a girarsi minacciosamente verso le indesiderate ostetriche. Niente di grave, saprà riprendersi subito. Le volpi lasciano finalmente in pace vacche e vitelli e le madri possono ora dedicarsi ai propri figli. Come accade per tutti i grandi mammiferi, c'è un legame fortissimo che li unisce.
I piccoli imparano a riconoscere l'odore della mamma. Ne avranno bisogno per ottenere nutrimento e protezione dalle insidie che la vita riserverà loro nei prossimi mesi. Le ombre della notte avvolgono lentamente ogni angolo del parco. Con il buio, gran parte dei mammiferi selvatici intensifica la propria attività. Non si pensi però che di notte vedano bene come di giorno. Alcune strutture presenti negli occhi di molti animali, i bastoncelli, amplificano la luce presente, ma a discapito della risoluzione. È lo stesso principio dei moderni sensori foto-video. Tanta luce, alta qualità. Poca luce, basso dettaglio. Olfatto e udito aiutano quindi a costruire un quadro più preciso della situazione. Come nel caso di questo istrice, che si affaccia all'ingresso della sua tana. Non uno solo, ma una madre con il piccolo. Come tutti i piccoli, anche lui è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da scoprire. E lei deve controllare che il figlio non faccia qualcosa di imprudente. Le lepri sanno come muoversi nell'oscurità. Le loro lunghe orecchie sono sensori ad ampio raggio e hanno rilevato qualcosa. Il pericolo è in agguato. Fiutato il pericolo, mamma istrice si affretta a spingere il piccolo nella tana. Solo quando lo sa al sicuro sottoterra, si allontana con il compagno alla ricerca di cibo. La rete di cunicoli impiegata dagli istrici è molto vasta e spesso si intreccia con quella di altri animali. Come questa coppia di tassi che ha scavato qui il proprio sistema di tane ed è ora in procinto di metter su famiglia. Maschio e femmina sono ottimi genitori che tendono a rimanere assieme per la vita. I richiami rochi sono il preludio dell'accoppiamento. Quando si tratta di sesso, però, i tassi non vanno molto per il sottile. Lui la morde sul collo per indurre sottomissione prima di coprirla. Mentre i tassi fanno festa, i lupi hanno fiutato la presenza di un branco di daini. Ma loro hanno percepito in tempo la presenza dei predatori e scattano in una precipitosa fuga. Incuriosito dai rumori, il piccolo istrice si è spinto fuori dalla tana. L'aggressore non è però un lupo, ma una volpe. Un muro di aculei è rivolto verso il nemico. La volpe cerca di trovare un punto debole, ma la barriera è invalicabile. Meglio lasciar perdere e dedicarsi a qualcosa di più facile.
un'alba infuocata annuncia il nuovo giorno in questo lembo di maremma. Le sagome dei pini sembrano disegnare un paesaggio africano. Un giovane lupo che nella notte si è diviso dal fratello inseguendo i daini vaga alla ricerca di una preda. La caccia notturna è stata deludente. Prima che sia troppo chiaro, vale la pena tentare ancora. Dall'alto di un argine scruta con bramosia le vacche intente al pascolo. Nella mandria ci sono molti vitelli. Il problema sono gli adulti che fanno da scudo ai piccoli. Bisogna muoversi con discrezione e agire d'astuzia, nascondendosi tra la vegetazione. Per ottenere una buona posizione, vale anche la pena di bagnarsi nell'acqua fredda. Il fratello è già laggiù, altrettanto interessato, ma decisamente meno discreto. Le vacche cominciano a innervosirsi. Qualcuna prende coraggio e lo scaccia. Non è chiaro quale sia il piano dei lupi. Retrocedono e poi avanzano a più riprese, a volte respinti e altre sorprendentemente ignorati dai bovini. Le continue manovre delle vacche sembrano aver avuto successo. Il predatore pare aver perso la propria motivazione. Perdute le speranze di azzannare un vitello, il lupo rimasto rivolge le sue attenzioni a un puledro nato da poche ore. Le sue intenzioni vengono intuite dalla cavalla, che si muove intorno al proprio piccolo per proteggerlo. La vicinanza del lupo e il nervosismo della giumenta mantengono alto l'allarme. Le vacche corrono a radunare i vitelli che si erano allontanati per raggrupparli al sicuro all'interno della mandria. Il lupo sembra concentrarsi sul letame. Cosa lo spinga a tale comportamento non è chiaro. È possibile che si nutra delle larve di insetti che vivono nello sterco, come fanno volpi e cinghiali, o che cerchi rimedio alla carenza di alcuni minerali. O forse sta manifestando un comportamento di sostituzione dovuto alla frustrazione della mancata cattura del puledro o del vitello. Adesso però le vacche sembrano essersi davvero stancate della sua presenza. Lo incalzano con decisione, spingendolo lontano. Un solo individuo non ha possibilità di eludere la solida difesa dei bovini. Nella mandria torna finalmente la quiete. Non tutti i vitelli riescono a raggiungere l'età adulta. Anche se la maremmana è una razza rustica e di eccezionale tempra, capita che il nascituro muoia durante o subito dopo il parto. Non ancora rassegnata alla perdita subita, la madre sembra vegliare quel che resta del suo piccolo.
Nella notte i lupi si sono già spartiti gran parte del vitello e le volpi sono in attesa di completare il lavoro. Non è così ovvio, ma sembra che le volpi abbiano tratto beneficio dal ritorno del lupo. Uno studio condotto nel parco dall'Università di Siena indica che la loro dieta si è fatta più ricca di proteine per l'abbondanza di resti di grosse prede, altrimenti fuori dalla loro portata. L'istintivo legame con il figlio, che si rafforza nei lunghi mesi di gravidanza, spinge questa madre a tornare un'ultima volta presso i poveri resti. Coltiva forse l'umana speranza di vederli tornare in vita. Ma alla fine, rassegnata, se ne allontana definitivamente. Un clima di totale distensione è tornato nell'asilo dei vitelli. Ora possono dedicarsi all'attività che ogni piccolo predilige: il gioco. Giocare è importante anche per i giovani erbivori. Sviluppa la muscolatura e insegna loro a coordinare al meglio le diverse parti del corpo. Ed è inoltre indubbiamente divertente, soprattutto quando partecipa a un coetaneo. Le salicornie, piante capaci di tollerare forti concentrazioni saline, dominano i luoghi in cui il livello dell'acqua presenta ampie variazioni nell'arco delle stagioni. Proprio per il suo contenuto di sale, è un ottimo pascolo per le vacche. Grazie al clima mite, nel salicornieto le larve di zanzara si sviluppano anche in inverno, preziosa risorsa alimentare per molti animali. È proprio nella stagione fredda che questi ambienti aperti e spazzati dal vento ospitano innumerevoli specie di uccelli provenienti dal nord. Come spesso accade, l'abbondanza dell'avifauna attira ancora una volta i predatori. Nel parco le zone umide si allargano, si restringono e si estinguono nel mutevole ciclo delle stagioni. Anche i fenicotteri svernano regolarmente nei chiari salmastri che costellano la foce dell'Ombrone. In inverno se ne osservano a centinaia nelle raccolte di acqua. L'intensità dei colori dipende dall'artemia salina, piccoli crostacei di cui si nutrono. Più ne mangiano, più il piumaggio diviene appariscente. Le pianure costiere del parco, ancora oggi così piene di vita, furono per secoli una sola grande palude, fino a che i lavori di bonifica avviati dall'Ottocento drenarono le acque, rendendo le terre adatte alle attività agricole e all'allevamento. La bonifica migliorò la vita della gente del posto, liberandola dalla malaria.
Questa terribile malattia debilitante, diffusa da un protozoo presente nella zanzara anofele, era ancora ben presente in Italia nel secolo scorso. Non tutta l'acqua sparì, ovviamente. Anche se le superfici coinvolte sono solo una parte di quelle di un tempo, migliaia di uccelli acquatici trovano qui un luogo speciale dove svernare. Densità così elevate ci descrivono con certezza un habitat in buona salute, ricco di nutrimento e rifugi. La presenza di grandi predatori alati non può che confermarlo. Questi rapaci fanno nell'arco di una giornata molti tentativi di attacco, ma solo pochi vanno a segno. Non è corretto pensare ai rapaci come a macchine infallibili che catturano regolarmente le prede. Per poter nidificare con successo e allevare i propri piccoli, una coppia deve avere a disposizione centinaia di prede potenziali nella sua area di caccia. Gli uccelli di grande taglia sono fuori portata, mentre di quelli dalle dimensioni ideali, come anatre e gallinelle, restano a volte soltanto poche piume. Concluso il suo arco nel cielo e giunto a occidente, il sole accende l'orizzonte con luci di fuoco, donando al paesaggio un'atmosfera di magica bellezza. La luce morente regala agli uccelli limicoli ancora in attività un po' di tempo in più per nutrirsi. I tuffetti si immergono per un'ultima volta e le garzette proseguono ancora per poco i loro pattugliamenti lungo i canali. Giunto il crepuscolo, sulla superficie dell'acqua si aprono piccoli cerchi che si direbbero prodotti da gocce di pioggia, ma il cielo non è piovoso. Poi l'aria si riempie di ali che la fendono e di potenti richiami. È questo il momento in cui le oche selvatiche, anticipate dalle loro abbondanti deiezioni, si radunano sui chiari. Dopo i primi gruppi, eccone altri, e altri ancora, finché il cielo non si popola completamente di questi vigorosi uccelli. Volano in formazione, a distanza di poco più di un'ala, con invidiabile precisione. Dopo aver descritto grandi cerchi nel cielo, cominciano a perdere quota con agili scivolate di ala. L'atterraggio delle oche nello specchio d'acqua prosegue per tutta la sera. Prima che sia buio, l'intero stagno si trasforma in un affollato ritrovo notturno.
Quando il sipario di luce è pronto a spegnersi, ecco che la palude diventa teatro di un ultimo spettacolo. Centinaia di gru si dirigono ai loro dormitori. Sono i loro ultimi giorni qui in Maremma. Presto spiccheranno il volo per raggiungere i luoghi di nidificazione più a nord. Notti sempre più brevi annunciano che l'inverno sta per finire. Tra le paludi, i boschi e le spiagge della Maremma si percepisce la dolce tensione di una nuova primavera in arrivo, foriera di sgargianti colori ed esuberante ricchezza di vita.